Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libera. Allora, non sappiamo se sia il pensiero solare, non sappiamo di che tipo di ontologia si tratti, ma il capo di gabinetto scelto dal ministro Giuli Spano si è dovuto dimettere prima ancora della messa in onda della tenuta puntata di Report di domenica. E dice, ma cosa può piacere in questa vicenda? Niente. Dice, ti è piaciuto il fatto che il ministro Giuli, arrivando al ministero in una logica di grande cambiamento culturale, eccetera, abbia scelto un militante politico di sinistra? No. Ti è piaciuto il fatto che prima di nominarlo non sia stata fatta un minimo di verifica su eventuali conflitti di interessi, in questo caso un contratto, una contrattualizzazione del compagno di Spano presso il Maxi? No. Ti è piaciuto il fatto che in ambienti di destra però la polemica sia stata condotta anche, diciamolo chiaramente, con venature omofobe? No, male anche questo. Ti è piaciuta la gestione di Giuli e di tutto il governo di Verdi? No. Insomma, un naufragio, un autogol pazzesco, diciamolo francamente. Certo che poi a fare la morale sia la sinistra che in quel ministero, in quell'area culturale, ha sgavazzato per 20 anni, occupando anche l'ultimo fondazione lirica o anche l'ultimo teatro comunale, fa ridere. Ma è anche questo parte dell'autogol della destra, che prosegue oggi sui giornali, perché non c'è cronaca che vi risparmi la lite alla Camera tra la sorella di Giuli e il presidente della Commissione Cultura Mollicone, al grido di "che fai, mi minacci". E non c'è giornale che vi risparmi il fatto che a Palazzo Chigi sarebbero molto riflessivi e negativi sul ruolo di Giuli, al punto da avere retroscena in cui la posizione del ministro non pare solida, nemmeno la sua, non quella del suo portavoce che non c'è più. Vedremo una serie di commenti, Secchi, Sallusti, Belpietro, Travaglio, Ferrara, ma insomma non è una gran giornata, questo è pacifico. Ieri a Roma c'erano peraltro due eventi assai significativi. Per un verso la festa per gli 80 anni del Tempo era presente con naturalmente gli editori Angelucci, con tutta la squadra del Tempo, era presente la Presidente del Consiglio Meloni, che è stata intervistata dal direttore del Tempo Cerno, e a una ventina di minuti di auto e a una valanga di pioggia di distanza c'era in zona proprio Largo Chigi, Galleria Sordi, Marina Berlusconi, che apriva una libreria Mondadori e i cui toni non sono stati per niente freddi nei confronti del governo, e quindi diciamo i giornali ostili al centrodestra devono registrare con un qualche fastidio che oggi non c'è margine per il dualismo Marina-Giorgia, al contrario. È altro motivo di insoddisfazione a sinistra dei giornali. Sergio non firmare, Sergio ha firmato il decreto, diciamo, sulla questione paesi sicuri. E infine anticipazioni sulla manovra. A sinistra si cerca di valorizzare il tema sanità abbandonata, mentre, diciamo, appare meno presidiato. Del resto, osservatori e osservatori liberali ce ne sono pochini, appare poco presidiato il fatto che sostanzialmente per finanziare una cosa buona e positiva, e cioè un beneficio fiscale per le fasce più basse di reddito, siano colpite attraverso il taglio delle detrazioni le fasce che è assurdo definire alte, da 75.000 euro lordi in su vuol dire da 3.000 euro netti più o meno di stipendio in su, tutti considerati ricchi ai quali sforbiciare le detrazioni. Quindi sostanzialmente diciamo che, lo dico male, poi queste cose vanno viste in concreto con simulazioni fatte per bene a tavolino, ma un beneficio fiscale di 17 miliardi a favore delle aliquote più basse
diciamo, una sua quota pari a 1 miliardo abbondante che è messa a carico delle fasce cosiddette più elevate. Va bene, incamminiamoci, le aperture, Libero, la cultura che scotta, un altro scandalo sexy, dopo il caso Boccia San Giuliano si dimette il capo di gabinetto di Giuli. Fatali le accuse di report sulle consulenze al compagno, al Maxi, ma a nominarlo era stata la Dem Melandri. Andiamo a vedere il giornale, manovra ai migranti, due sì di Mattarella, il Tempo che apre su se stesso la foto della intervista della Meloni a Cerno. Nessun complotto, solo menefreghismo verso gli italiani. La verità, incarichi al compagno gay, si è dimesso l'uomo di Giuli. E vedremo poi Belpietro nell'editoriale, che peraltro larghissimamente condivisibile, fa un paio di riferimenti, cioè no, assolutamente, gli elementi, però insomma, incarichi al compagno gay, così, eccetera. Diciamo, rende più difficile dire che non ci sia anche una venatura legata all'orientamento sessuale della persona, questo in un pezzo della campagna. Dopodiché, occhio, ha fatto malissimo Giulia a confermare uno senza di orientamento culturale né liberale né conservatore, senza avere verificato conflitti di interessi, senza l'inesistenza di conflitti di interessi, senza avere verificato questa cosa della contrattualizzazione del compagno, male, malissimo, però. Ci sarebbe piaciuto non leggere riferimenti agli orientamenti sessuali di chi che sia in questa vicenda. Uno fa una coglionata gravissima se nomina uno che ha favorito il contratto del compagno, quale che sia l'orientamento dell'uno, dell'altro, di questo e di quello. Concetto però difficile da trovare oggi sui giornali. Corriere della Sera, sotto la testata, cultura, nuove dimissioni, ora lascia Spano, il ministro Giuli, clima di mostrificazione, titolo principale, manovra, misure e tensioni. Domani, che cerca di allargare la questione, mette in mezzo un altro ministro, Urso, oggetto già di un articolo molto critico da parte del medesimo quotidiano nei giorni scorsi, e inserisce altre imprese, Giuli, Urso e i soldi all'amica di Meloni. Ecco la parentopoli di Fratelli d'Italia. Il Maxi e il Mimit hanno dato quasi 2 milioni di finanziamento a una SRL fondata da Manuela Cacciamani. Uno legge la prima e dice: che sarà bene, vergogna! Poi vai a vedere all'interno Stefano Iannaccone che parte così, tutto legittimo certo, ma pur sempre in un reticolo di potenziali conflitti di interessi, amichettismo di destra. Tutto legittimo, smonta francamente lo squillo di trombe in prima. Fatto Quotidiano, allora ci sono Meloni e Giorgetti che tengono ciascuna a un lato di un enorme forbicione, è arrivata la stangata, sanità e scuola in rivolta. Quotidiano Nazionale, Cultura, lascia il braccio destro di Giuli, Stampa, sanità e pensioni, beffa manovra, e infine Repubblica che cerca di tenere su la questione sanità, manovra sanità tradita. Salta il piano per assumere medici e infermieri, i sindacati proclamano lo sciopero, Schlein dice una batosta, pensioni solo 3 euro in più per le minime, diminuiscono le detrazioni per singoli redditi sopra i 75 mila euro. Catenaccione nero, Marina Berlusconi, bene Meloni, certi giudici sono contro l'Italia, in grande evidenza, in posizione tecnicamente di apertura. Cultura lascia anche Spano, ma è scontro dentro Fratelli d'Italia. Allora, questo è il quadro. Ricominciamo il giro da Libero, raffica di segnalazione editoriale di Sechi, che per carità critica le ipocrisie della sinistra, però dice anche alla destra così non, allora non hai capito qual è la posta in gioco, anche il rilievo di quel ministero che è l'ultimo centro nevralgico per la sinistra di smistamento di finanziamenti, di esercizio di influenza, di ruolo significativo in una certa Roma, e conclude così Sechi: quanto alla destra, la lezione dovrebbe essere chiara. I ministri ricordino che il silenzio è d'oro e che non sempre Giorgia Meloni può riparare i danni che fanno anche a quelli involontari. Il fatto che tutto sia perdonato a sinistra non è una scusa per andare a piangere dalla mamma a destra, e mi sembra una cosa
considerazione assai saggia. Di spalla chi vi parla, perché è partita malissimo, ricordate che al momento della nascita della Commissione Europea avevamo detto occhio a questa, ci mancava la spagnola Ribera, la talebana Green, messa da Sanchez e scelta dalla von der Leyen come una delle vicepresidenti esecutive e come responsabile proprio del capitolo della transizione. Questa pronti via che fa? Prima di dire buongiorno, anzi buenos dias, che fa? Dice allora 2035 non si tocca la scadenza per la messa al bando dei motori benzina e diesel. Cioè, dopo mesi in cui si era detto ma qua bisognerà in qualche modo attenuare questa follia green, e invece si riparte ancora più in quarta su questo, quindi si comincia malissimo. Primo piano di Libero è naturalmente sulla vicenda Giuli, vi spiega tutto in termini di cronaca da Calessi, mentre Talenti vi fa un ritratto di questa partenza difficile e, diciamolo pure, piena di gaffe, di discorsi tortuosi, di arabeschi del ministro Giuli, decisamente non una buona partenza. Fausto Carioti sulla sinistra delusa per la firma di Mattarella al decreto, sinistra bocca asciutta. E Montesano sul fatto a suo modo clamoroso della giornata, cioè perfino l'ANM, dicasi l'ANM attraverso il presidente Santa Lucia, ha dovuto prendere le distanze dalla famigerata mail di Paternello dicendo che ha usato un'espressione inadeguata, presidente del Consiglio, il pericolo, eccetera. Dama, cronaca sulla presenza di Meloni alla festa di Libero. Muzzolon sulla svalvolata che all'Europarlamento, si chiama Galán Pérez, ha detto che la von der Leyen si è venduta alla Meloni e che la Meloni comanderebbe in Europa. Dell'Orco sull'altro evento romano, quello di Marina Berlusconi, con toni non polemici nei confronti del governo. Zaccardi con una analisi anche critica di quello che c'è nel testo della manovra, e in particolare questa storia, Libero è uno dei giornali più attenti su questo, questa cosa delle detrazioni sulle fasce medio-alte è obiettivamente un problema. Iacometti, Libero è l'unico giornale a sottolineare l'editorialone dell'Economist pro Meloni, è obiettivamente una roba notevole in cui si dice che volete agli oppositori interni ed esterni di Meloni, i sondaggi sono con un gradimento elevatissimo, la tenuta del consenso è forte, il doppio di Macron e Scholz e perfino non solo l'Economist ma anche dalla Francia Le Monde a pezzi elogiativi nei confronti di Meloni. Rubini sulla Salis che frigna, continua a piangere in Europa, no, non fatemi processare, eccetera. Nei commenti, Sallusti, muore un ciclista a Milano e la sinistra è colpa di Salvini perché è stato approvato il nuovo codice della strada, ma ancora non è in vigore, però è già colpa di Salvini. Mentre Annalisa Terranova sui 2 anni di Meloni al governo e su come certa pubblicistica di sinistra abbia, diciamo, completamente messo tra parentesi l'elemento femminile, spesso usato in mille altri contesti come metro di giudizio, ma in questo caso sul primo premier donna, che sia donna di destra, non va bene. Legnani sulle ultime follie Dem anti-Trump, e però anche con una serie di giornali progressisti, è il caso del Los Angeles Times, che per la prima volta da tanto tempo non fanno l'endorsement ufficiale al candidato, in questo caso alla candidata Dem, e quindi la cosa è significativa. Poi una storia italiana divertente, allora come si porta la lite guareschiana Peppone Don Camillo nell'etere? Ora Radio Popolare e Radio Maria litigano per una questione di interferenze e di antenne. Questo ed altro trovate oggi su Libero. Allora, ricominciamo il giro spano. Siete pronti? Allacciate le cinture. Vi appassiona la lite in transatlantico tra Federico Mollicone e la sorella del ministro? Che politica, signora mia! Allora, se ne occupano ad Alberto Signore sul Giornale, la Baccaro sul Corriere della Sera e poi, eccoli qua, Ciriaco e Vitale su Repubblica. Sei un piccolo uomo, mi stai minacciando, fratelli contro fratelli, come in una faida nel cuore del melonismo.
Transatlantico, primo pomeriggio, in piedi a 2 metri dal divanetto c'è il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone. Compare Antonella Giuli, giornalista assunta nell'ufficio stampa della Camera, amica intima di Arianna Meloni, sorella di Giuli. È in borghese, oggi non lavora ed è lì per il fratello nel giorno peggiore. Traballa la poltrona da ministro della cultura, la puntata di Report incombe minacciosa, la fazione dei falchi di Palazzo Chigi vorrebbe la sua testa. La donna si avvicina a Mollicone. Dice di essere venuto a sapere che si è intrattenuto lui fuori dal palazzo con un giornalista, glielo fa presente. Per raccontare cosa? In fondo è il presidente della Commissione Cultura, conosce tutto della galassia del Dicastero, veleni e sospetti. Virgolette, ero in commissione, replica il deputato, sei fuori strada. Ma Antonella Giuli insiste, sdegnata, allarga pollice indice e dice, perché negare? È un atteggiamento da persona piccola piccola. Lui nega ancora, guarda il questore di Fratelli Italia Trancassini, sostiene che è tutto folle, roba da pazzi. Lei taglia corto, vabbè, ne parleremo. Lui allora si avvicina a pochi centimetri, alza il tono della voce, mi stai minacciando, mi stai minacciando. Risposta, se per te parlare è minacciare, mi arrendo. Vabbè. Allora, naturalmente, questa è la cronaca di Repubblica, cioè il giornale più ostile, eccetera, va. Ha senso dare vita a questi spettacoli? Comunque voi la pensiate, vedete voi. Sta di fatto che a un certo punto della giornata Giuli è andato a Palazzo Chigi e insomma anche il cuore del governo è stato toccato da questa giornata difficile di ieri. Andiamo a vedere come vi raccontano le cose un po' di giornali. Allora, Paolo Conti e Monica Guerzoni, pagina 3 del Corriere della Sera. L'incontro a Palazzo Chigi è una fiducia a tempo. Direte voi, quindi Giulio è andato a Palazzo Chigi e ha incontrato la Meloni? No. O meglio, alcuni sostengono che l'incontro ci sia stato, ma Meloni ha smentito di aver incontrato Giulio, il che testimonierebbe una certa freddezza della Presidente del Consiglio che nemmeno incontra il suo ministro. Ufficialmente l'incontro sarebbe avvenuto tra Giulio e il sottosegretario Mantovano. E vediamo questo passaggio. Tutto avrebbe voluto, siamo sul Corriere, Conti Guerzoni. Tutto avrebbe voluto Meloni dopo le macerie lasciate dal caso Boccia San Giuliano, tranne che l'apertura di un nuovo fronte così devastante in un dicastero chiave per l'immagine dell'Italia. In più la raccolta delle 10.000 firme contro la nomina di Spano da parte di Provita e Famiglia Onlus ha aperto una profonda spaccatura nell'area della maggioranza. Meloni ieri aveva anche altri motivi di fastidio per certi errori di Giuli, come la celeberrima oscura prolusione alle commissioni cultura della Camera e istruzione del Senato, che aveva scatenato l'ironia delle opposizioni e fatto la felicità di Maurizio Crozza per una memorabile imitazione. La vicenda Spano è precipitata al Ministero tra la sera di martedì 22 e la mattina presto di mercoledì 23. Fino a martedì gli uffici del Ministero procedevano tranquillamente, come prova l'invito circolato ieri per la conferenza stampa convocata per martedì 29 dall'Associazione Italiana Editori per presentare eccetera eccetera. Poi sono arrivate le indiscrezioni sui contenuti della puntata di Report, alimentate dalle dichiarazioni dello stesso conduttore, e l'atmosfera al Ministero si è ulteriormente avvelenata, anche perché pesava come un macigno l'aperta ostilità delle strutture interne di Fratelli d'Italia alla nomina di Spano. E poi si arriva alle dimissioni. Ma com'è la situazione di freddezza anche con Fazzolari? C'è, non c'è questa freddezza? Secondo alcuni giornali sì. Andiamo a vedere Giacomo Salvini, siamo a pagina 6, sul Fatto. Giulia sotto assedio, fatemi fare il ministro, scontro con Fazzolari nel titolo. E andiamo a vedere proprio questa parte. Restano però le scorie con una parte di Palazzo Chigi e nello specifico con Fazzolari. Quest'ultimo da subito si era opposto alla nomina di Spano a capo di gabinetto, insieme alla coppia La Russa Gasparri, storicamente legati a Giglioli, alto funzionario del Senato, l'ex capo di gabinetto. Fazzolari da subito avrebbe voluto mantenere con Giuli lo stesso rapporto che aveva con San Giuliano, una sorta di commissariamento per interposta persona, cioè il fedelissimo Emanuele Merlino, c'è sempre un fedelissimo. Giuli però ha subito rivendicato la sua autonomia, io non sono un uomo di partito, è stato il mantra, cercando di dimostrare di avere le mani libere rispetto a Palazzo Chigi. Atteggiamento che ha provocato tensioni proprio con Fazzolari. Non è un caso che adesso i fedelissimi di Meloni vorrebbero avere un ruolo nella nomina del nuovo capo di gabinetto.
Il nome non c'è ancora, ma il ministro si prenderà tutto il tempo necessario, meglio evitare nuovi errori. Stavo per fare una battuta che non posso assolutamente fare, non si può fare. Però diciamo che nel mondo ci sono diversi incarichi che ora possono essere visti con timore, tra questi, diciamo, gli incarichi nei pressi del Ministero della Cultura. Ma non è, insomma, diciamo, beh, allora, Il Fatto è un giornale notoriamente ostile al governo, anche un giornale che invece paraculescamente un giorno è ostile, un giorno è amico, come Il Foglio, però registra questo problema, eccolo qua, poi vedremo anche il commento di Ferrara, ma intanto c'è la cronaca molto informata di Canettieri, La Passione di Giuli, è il fuoco amico, quello di destra, il vero problema di Giuli, ministro della cultura, con già due capi di gabinetto cambiati in un mese e mezzo. Il successore di San Giuliano, da quando è stato nominato, fa i conti con tutta l'infosfera globale meloniana, politica e mediatica. Un braccio di ferro sotterraneo, ma non troppo, con colonnelli e caporali di Fratelli d'Italia che dopo lo scandaletto... E qui si arriva ai discepoli di Fazzolari, quindi c'erano i fedelissimi, qui ci sono i discepoli di Fazzolari. E cioè il potentissimo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nonché Dea Calì della Premier, con cui il ministro non si prende. Una convivenza iniziata male che rischia di finire peggio. Giuli di questo passo non ha problemi a dimettersi, uno scenario clamoroso che tutti, a partire da Meloni, vogliono evitare. Porterebbe a una crisi di governo per giunta sotto manovra. Però voi capite che a scrivere questo è il giornale nel quale Giuli ha scritto, quindi è presumibile che qualcuno abbia alzato il telefono e abbia parlato col ministro. Non è del tutto un fuor d'opera dedurre, desumere che al ministro possa non dispiacere che su un quotidiano suo amico si dica: oh, guarda che lui se ne può tranquillamente andare, e poi problemi loro, si gestiscano la crisi. Quindi, insomma, il clima non è simpatico. E a renderlo ancora più arroventato, questo è l'ultimo retroscena, poi ci sciacquiamo le mani a tutti sti veleni, l'ultimo retroscena, il più avvelenato, è quello sulla Stampa, Francesco Olivo, il titolo è sempre quello che avete capito, Giuli sfida Fratelli d'Italia, non mi faccio commissariare, ma si attribuisce a Giuli la tesi secondo cui dietro alcuni di questi veleni di queste settimane ci sarebbe niente meno che San Giuliano, il predecessore che avrebbe preso malissimo tutta questa vicenda e avrebbe operato per creare una situazione pesante. Secondo Giuli, dietro le inchieste su Spano c'è una vendetta di San Giuliano. E quindi, insomma, capite che anche oggi ricomincerà il giro delle chat. Le chat saranno roventi. Hai visto qui? È Pio della Mignota, quella... I commenti, allora abbiamo visto secchi. Andiamo a vedere altre quattro voci. Allora, sul giornale, dove sta? Eccolo qua, c'è Sallusti che mette insieme, ed è un'operazione che mi pare complessivamente saggia, veleni di sinistra e veleni di destra, e dice: passano 10 giorni e ieri Spano, dopo essersi preso del pederasta da esponenti di Fratelli d'Italia, si dimette perché il report alla trasmissione di Ranucci sta per raccontare la storia dei contratti di consulenza che suo marito ha avuto dal Maxi. Penso che neppure uno sceneggiatore con fervida fantasia sarebbe riuscito a inventarsi una trama del genere. Difficile districarsi tra veleni e vendette, difficile stabilire quanto l'intrigo sia maturato prima e alimentato poi all'interno del mondo culturale della destra e quanto invece costruito a tavolino da quello della sinistra, propendo per una via di mezzo. Il primo mondo, la destra, è caduto mani e piedi in un trappolone ben organizzato dal secondo, la sinistra, che di mollare il suo regno e rinunciare alla presunta egemonia culturale, soprattutto economica, proprio non ne vuole sapere. Così Sallusti, che tutto sommato mi pare faccia con Secchi un'analisi equilibrata. È sferzante Belpietro, che è molto convincente in alcune parti, meno su una cosa, è una questione di toni e di culture, escono fuori le sensibilità più o meno liberali. La parte più convincente è quella, diciamo, di presa per il culo delle fumisterie di Giuli e l'incipit di Belpietro, è divertente, chissà
se le dimissioni del nuovo capo di gabinetto del Ministero dei Beni Culturali fanno parte del cambiamento di paradigma della quarta rivoluzione epocale o se si tratta di una ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale dal rischio duplice e speculare. Che sia l'una o l'altra cosa, sta di fatto che l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorso impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica al futuro ha fatto piazza pulita per la seconda volta e per di più in appena 10 giorni del braccio destro del Ministero della Cultura. Insomma, selvaggia presa per il culo usando la stessa prosa oscura e imperscrutabile di Giuli. Dove la parte è? C'è una parte ineccepibile in cui Belpietro dice no, le preferenze sessuali non c'entrano nulla, il punto è che chi rappresenta lo Stato e gestisce denaro pubblico deve essere al di sopra di ogni sospetto. E qui si potrebbe applaudire, piccolo dettaglio, però nel sommario di 5 si parla di attivista LGBT e nel titolo di prima a caratteri cubitali incarichi al compagno gay si è dimesso l'uomo di Giuli. È evidente che un paio di sottolineature sembrano una smentita della osservazione apparentemente lontana da qualunque connotazione legata agli orientamenti sessuali che pure Belpietro correttamente fa. Andiamo a vedere Travaglio e Ferrara. Allora, Travaglio, qui vedi poi quando la destra si fa male qualcuno gode, perché Travaglio titola il suo fondo Scappati di casa e lo riferisce alla destra, arrivando addirittura a dire ma guarda com'era bello il governo Conte, c'era Conte che poi per gli equilibri 5 Stelle Lega diventò premier al posto suo, eccetera. C'erano il generale Costa, i professori Tridico, Fioramonti, Contorti, Bonisoli, Trenta del Re, alcuni ministri e sottosegretari vennero da lì, altri dal movimento. È finita l'era del vaffa, annunciò Grillo, quella che Hermès mostrò agli italiani che gli scappati di casa erano pronti a governare. Lo fecero chi bene, chi così così, ma nessuno combinò i disastri dei famosi professionisti della politica berlusconiani, renziani, salviniani, ora meloniani, fra un Lollo, un Nordio, un Genni e un Giuli. Nemmeno il bibitaro Di Maio, che mai aveva venduto bibite, si rivelò un ottimo ministro del lavoro e dello sviluppo degli esteri, meno, non per incompetenza, ma per turboatlantismo acritico. Ah, Di Maio era turboatlantista. Nemmeno il vituperato Toninelli, che gaffa a parte ai trasporti sfidò il partito unico del cemento e sottopose ad analisi costi-benefici le grandi opere. Nemmeno la lapidata Raggi, che oggi, visti i risultati di quelli bravi tornati in Campidoglio, è sempre più rimpianta. Ah, voi capite che se la destra permette a Travaglio di dire ma com'era brava la Raggi a Roma, com'erano bravi Toninelli e Di Maio, qualcosa non funziona, no? Cioè è evidente che questa è gente che non ha saputo fare neanche l'alcol col bicchiere. Se diventa difficile trovare la differenza tra quei ministri e quelli attuali, o addirittura se al capo propagandista Grillino riesce facile dire guarda che erano meglio i miei, qualche problema c'è. Andiamo a vedere Ferrara. Amico, direttore, gran protettore di Giuli, titolo Ricattucci, la penosa mini crociata al grido di dagli al pederasta ai danni di un funzionario mite e competente. E qui, diciamo, vale esattamente il ragionamento speculare fatto rispetto all'editoriale di Belpietro, e cioè è convincente, al contrario di Belpietro, la parte in cui Ferrara dice non va bene un qualche sottofondo omofobo che si percepisce in alcuni pezzi della campagna di destra, però al contrario non funziona quello che invece funzionava all'editoriale di Belpietro. Lì aveva ragione Belpietro a dire ma non si può passare sopra a pasticci, a conflitti di interessi, a opacità, e qui invece Ferrara ci passa sopra allegramente. Quindi questo è un paese con i piedi in aria in cui le sorelle fascio liberal si vergognano del fratello omofobo e lo cacciano, mentre i fratelli in legacy media, tra giornalacci di pronta beva ideologica e TV generaliste, danno la baia a un tizio che non conoscono alimentando uno di essi con insinuazioni, allusioni, toni di sordido rigatto politico e morale, quella che spacciano come una notizia e invece è un pettegolezzo. Vabbè, anche nella prosa di Ferrara non si capisce un cazzo, però la sintesi è
Un paese in cui un ministro, virgolette, fascista si comporta da gran signore e tiene al suo fianco, per esperienza e capacità amministrativa, un funzionario cattolico di sinistra solidale con un curriculum rispettabilissimo fuori dal famoso amichettismo, ma nel mondo democratico e antifascista di una rubrichetta RAI, questo gli costa l'assalto squadrista e il dileggio all'olio di ricino del sarcasmo più ebete e subdolo, si guardi Inter Juventus che è meglio, questo è Ranucci. Se Pannella fosse qui, stringerebbe la mano al camerata Giuli e darebbe del troglodita e del fascista al Divo TV della propalazione e del piccolo Riccattuccio. Va bene. Allora, se Ferrara ci dice, guarda che alcuni giornali di destra, in questo caso in riferimento alla Verità, hanno maneggiato argomenti con scarso spirito liberale e Ranucci e Report sono la consueta luogo di propalazione, di robaccia, bene Ferrara. Però se ci vuole raccontare che è stata una scelta meravigliosa a prendersi Spano, che qui viene presentato come un funzionario cattolico di sinistra solidale con un curriculum rispettabilissimo, e che sia stata una gran genialata del suo uomo Giuli non fare manco la verifica sulla situazione contrattuale del compagno di Spano, questo francamente Ferrara non riuscirà a convincerci della bontà dell'operazione, che infatti si è spiaccicata regolarmente contro un muro. Le grandi strategie di Ferrara finiscono così. Va bene, e abbiamo insomma qui, ma sarà possibile a destra evitare di sfiorare nemmeno per sbaglio l'omofobia, ma al tempo stesso dire che non si devono fare cazzate nei ministeri e possibilmente si devono scegliere persone e progetti di orientamento liberal conservatore? Non mi sembrerebbe difficile, diciamo, l'operazione, ma invece. Ma che cosa ci dice tutta questa vicenda? C'è usiamo un'immagine utilizzata nei giorni scorsi dall'editorialista che sto per citare. C'è un logoramento della tela? Probabilmente sì, ne parla Stefano Folli, a cui si deve quella immagine. Siamo nella pagina dei commenti di Repubblica e conclude così: il 2025 rischia di cominciare nel segno della paralisi. Nessuno si stupirebbe se al vertice del governo crescesse la tentazione che già esiste di andare alle urne. Di sicuro il tandem Meloni-Salvini è in grado di far fallire qualsiasi ipotesi di governo tecnico, ma l'esperienza insegna che spesso chi provoca le elezioni viene punito. Chi dovesse decidere in tal senso dovrà trovare un argomento solido. Nel caso, lo scontro con la magistratura e la tutela della pubblica sicurezza potrebbero esserlo, ma non siamo a quel punto. Quindi Folli ti dice, guarda, la tela è logora, ma non siamo ancora al punto di usare le tensioni su giustizia e sicurezza per dire basta, andiamo al voto. Poi, peraltro, c'è il tema che le Camere le scioglie Mattarella. Manovra, la Repubblica cerca di pompare la cosa della sanità, oddio signora mia, insomma i governi di sinistra hanno tagliato 37 miliardi sulla sanità, però insomma ora è la Meloni che è cattiva. Libero è il giornale più attento anche criticamente al tema detrazione, mentre è ben concepita una osservazione che fa Claudio Antonelli sulla Verità e che faceva anche con Fedilizia ieri, ma se si riducono i bonus sull'ammodernamento della casa e poi a nessuno venga in mente di riparlare di Casa Green, perché non è che a questo punto tu mi imponi tutta la cosa, il cappotto termico, le cose, e tutto a spese del proprietario, questo diventerebbe insostenibile, Antonelli sulla Verità. Allora, ovunque, ma ve l'ho già raccontate attraverso Libero e nel sommario, i due eventi di ieri, Giorgia Meloni alla Festa del Tempo, Marina Berlusconi all'apertura della libreria Mondadori a Roma, ma tutti i giornali, anche quelli più critici nei confronti del governo, ne cito due, Fatto e Stampa, sono costretti a registrare il fatto che da Marina Berlusconi non siano venute esternazioni antigovernative o critiche. Mentre, questa è una passione di questa rassegna, voi lo sapete, allora la cosa più importante,
ma scansati Giuli, scansati Marina Berlusconi, scansati Meloni, scansati la manovra, le due guerre nel mondo. No, no, no. Qual è l'evento? Segnatevi tutto. 30 novembre, che succede? Ma capezzo, ma manca più di un mese, ma è una cosa importante. Allora, foto: Maurizio Lupi, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace. Carfagna, Gelmini e Versace entrano in Noi Moderati, che a questo punto cambia denominazione e diventa Noi Moderati trattino Centro Popolare. Quindi sono quattro persone e quattro parole. Beh, più parole che persone, no, al momento c'è equilibrio tra parole e persone, però non dubitiamo che sarà una cosa importante. Pagina 10 del giornale. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Noi ci vediamo questa sera in TV da qualche parte, ma nel frattempo, buonissima giornata, che sarà ancora migliore se prenderete Libero in edicola, oppure sito liberoquotidiano.it, oppure tramite app, dove trovate anche, anzi, la trovate meglio sul sito liberoquotidiano.it. Andate nella parte edicola digitale shop, anche le istruzioni per abbonarvi. Buonissima giornata.